prima faceva riferimento al ruolo degli avvocati, che io vedo troppo legata alla fase giurisdizionale. Prima parlavamo con Vincenzo del tema che praticamente a noi abbiamo un'avvocatura debole che sta arretrando. Elisabetta parlava giustamente di un'avvocatura debole, un'avvocatura che molto spesso non sa se può mettere la sede e il piatto in tavola, e noi di queste cose non discutiamo. Noi non discutiamo di quali sono le vie di uscita per l'avvocatura, noi non discutiamo di arbitrato, non discutiamo di soluzioni alternative, di consulenza che gli avvocati possono dare. Guardate che ci stanno togliendo tutti i campi possibili e immaginabili e noi su questo fatto di trincerarci dietro la toga stiamo praticamente perdendo posizioni da tutti i punti di vista. Non abbiamo una capacità di organizzarci in gruppi, di fare studi associati, di fare reti di avvocati, non abbiamo la capacità di immaginare un futuro. Siamo rinchiusi nel nostro studiolo, ci lamentiamo, pensiamo che l'avvocato sia quello che va a fare l'udienza la mattina, non diamo una consulenza alle aziende, alle società preventiva, non diamo un'assistenza ai clienti. Cioè noi abbiamo una visione antistorica, arretrata, dell'avvocato che praticamente deve fare la causa. E su questo io non sento convegni, non sento parlare di un tema che è quello fondamentale, come quello che giustamente dice Vincenzo, del piatto che la sera molti colleghi devono mettere a tavola. Noi l'anno scorso abbiamo scritto il secondo manifesto dell'Avvocatura di Napoli, un manifesto che ha visto la partecipazione di tutte le più grandi organizzazioni internazionali, c'era la FBE, oggi qui rappresentata da Michele Lucherini, c'era la CCBA, gli avvocati arabi, l'UIBA, gli avvocati iberoamericani, i presidenti degli ordini delle più grandi città, delle capitali europee. Ci siamo riuniti e abbiamo tutti manifestato un senso di grande disagio. Guarda, io ho parlato con gli avvocati spagnoli. Elisabetta, le intercettazioni fatte da Casson, le problematiche che noi stiamo subendo, le subiscono alla stessa maniera gli avvocati francesi, gli avvocati spagnoli, gli avvocati polacchi, gli avvocati turchi. Quindi io più che ragionare nei termini di andare in una casa dove qualcuno è più forte di noi e ci deve difendere, io ragionerei nei termini di una che noi dobbiamo creare una casa comune europea dove rafforzare le posizioni di tutta l'avvocatura. Perché quando l'avvocatura spagnola ha fatto la lotta contro Garzón che faceva le intercettazioni del cliente con l'avvocato, beh, gli avvocati italiani non hanno detto niente. Quindi noi non dobbiamo lasciare le battaglie dell'avvocatura relegate negli ambiti nazionali, perché sono battaglie di tutti quanti noi. E noi che questa con questo manifesto noi che cosa abbiamo messo in luce? Abbiamo messo in luce gli attuali rischi che gli avvocati e la società civile hanno. Abbiamo parlato della necessità di garantire lo Stato di diritto, la dignità umana e i diritti fondamentali. Il diritto alla difesa esercitata da un'avvocatura libera, indipendente e autonoma, ma per essere libera, indipendente e autonoma deve avere anche un'indipendenza economica. Abbiamo denunciato la centralità del pensiero economico che sta offuscando il pensiero giuridico. Oggi i diritti vengono tutelati solo se sono economicamente sostenibili. Abbiamo denunciato la sottomissione dei diritti fondamentali alle esigenze di sicurezza. In questo manifesto che io rilancerei e che è stato oggetto di questo grande dibattito compiuto l'anno scorso, si è parlato della necessità dell'avvocatura di porre in essere delle azioni concrete per l'effettività della tutela giuridica e la difesa delle libertà personali. Prima il Presidente dell'Ordine Avvocati di Roma faceva riferimento agli algoritmi. Beh, guardate che le intelligenze artificiali, sempre
fra poco tempo sostituiranno i giudici e gli avvocati, perché come è stato già detto, ma è un'azienda che ha problemi di tempi e di costi, beh, insomma, vede l'algoritmo, secondo questo algoritmo, la vinciamo o la perdiamo la causa? In 10 secondi ha la risposta, non va dall'avvocato. Il che significa una perdita di vitalità del diritto. Significa un conformismo delle decisioni, significa la morte del diritto. E noi contro questa cosa, che ormai non è futuribile, è attuale. Io non sento convegni, non sento gli avvocati alzare, gridare e dire qualche cosa. Ci facciamo il convegno sulla legge Pillon, non ci facciamo il convegno su un attacco preciso all'avvocato. Povero Pillon, no, perché è pessimo, però vabbè. Sì, povero. E il tema della tutela dei dati personali, ma noi lo sappiamo tutti quanti che Yahoo, Facebook, eccetera, ormai ci seguono, sanno tutto di noi, ci influenzano i nostri gusti, i nostri acquisti e nel caso di Trump abbiamo visto che vengono influenzati anche i voti dei cittadini. Beh, l'avvocatura sulla tutela dei diritti personali, a parte la privacy, no? Che poi è stata una fregatura, no? Un'idea dei paesi del nord, noi dei paesi del sud, dopo 2 minuti sappiamo tutti i fatti dell'altro, no? Basta parlare 5 minuti, sappiamo con chi si è sposato, quanti figli c'ha. È una follia, è una fobia dei paesi del nord. Beh, la legge sulla privacy ha fatto sì che ormai le banche, le assicurazioni, eccetera, possono fare tutto di noi. Firmiamo in bianco senza legge, anche perché se non firmiamo non possiamo accedere ai servizi. Quindi è stata una fregatura tremenda. Il fenomeno migratorio. Noi abbiamo diciamo, la libera circolazione delle merci, la libera circolazione del denaro e invece in contrasto con i diritti umani abbiamo una legge in Italia che vieta addirittura, la legge Bossi-Fini, vieta la possibilità alle persone di entrare in Italia legalmente. Cioè se io voglio un lavoratore straniero non posso riceverlo. Una legge che ha fomentato ovviamente la clandestinità. Ma per venire poco più nello specifico agli attacchi proprio del potere politico, e ripeto, non è solo il potere politico italiano. Quando nei nostri incontri europei io lamentavo tutte le violenze che l'avvocatura italiana stava ricevendo, beh, io ricevevo degli sguardi di complicità. Beh, anche a me capita in Francia, anche a me capita in Spagna. Beh, dico io. Ma perché non organizziamo una grande manifestazione a Bruxelles, dove è lì che si prendono le decisioni? Perché il ministro della giustizia italiana, il ministro della giustizia francese, non conta niente. Ormai abbiamo una sottomissione delle politiche della giustizia alle ragioni economiche. Tagli, tagli, tagli. Quindi il ministro della giustizia, se va lì e propone determinate cose, dice no, tu devi tagliare i tribunali. Devi tagliare le spese, non devi assumere i cancellieri, non devi fare. Quindi andiamo tutta l'avvocatura europea, perché non è un problema solo italiano, a Bruxelles dove ci si prendono le decisioni e facciamo una grande battaglia insieme con la CCPA, con la FBI, con tutti gli altri, con gli ordini, se hanno ancora questa funzione, Ah, quindi a questo punto noi abbiamo tutta una serie di problematiche, la riduzione dei fondi per il patrocinio ai meno ambienti, la riduzione delle garanzie processuali, con la favorire la sommarietà dei processi, l'introduzione delle cadenze che ormai praticamente non è più possibile fare appelli, ricorsi in Cassazione, tutta una serie di violenze che il diritto di difesa sta subendo nel silenzio generale degli organi di stampa. Nel silenzio generale dell'opinione pubblica. Quindi, per concludere, noi dobbiamo svolgere, da questi incontri, dobbiamo svolgere un ruolo di indirizzo e di proposta, dobbiamo essere operativi, dobbiamo raccogliere le forze sane di un'avvocatura che non guarda il proprio ombelico, che non è spaventata, che non fa proposte tipo quella dell'istituzione dell'avvocato nella Costituzione, che non servono a niente, ma che fa proposte concrete di tutela del ruolo, dell'indipendenza dell'avvocatura, gli aspetti economici, e dobbiamo sconfiggere le forze della paura e dell'odio,
tanto prepotentemente si stanno affermando del nostro continente.